Benvenuti a TC News, la rubrica che tutti i venerdì riassume le notizie più interessanti della settimana appena passata. E partiamo con questo orgoglio tutto italiano, perché la nostra nazione si è portata a casa due fantastici premi dagli European Film Awards, trionfando come miglior commedia grazie a Pif e al suo La mafia uccide solo d'estate, e anche come miglior film d'animazione, data all'Arte della felicità di Alessandro Rack. Sintomo che l'Italia e il suo cinema si stanno lentamente risvegliando? Noi lo speriamo, e speriamo soprattutto che i distributori comincino ad investire in queste opere. Tra le varie informazioni riservate che sono trapelate da Sony, siamo riusciti a capire che c'è l'idea di portare i sequel di Millennium, Uomini che odiano le donne di David Fincher, rispettivamente nel 2016 e nel 2017. Qualche settimana fa David Fincher aveva dichiarato: lo script che abbiamo tra le mani ha un potenziale enorme. Per ora posso dire che sarà estremamente diverso dal libro. E Tim Burton annuncia che Winona Ryder tornerà a vestire i panni di Lydia nel sequel di Beetlejuice, un progetto di cui si parla ormai da quasi 20 anni. È ufficiale, Benedict Cumberbatch sarà Doctor Strange in un film diretto da Scott Derrickson. Intanto sono usciti i primi nomi degli attori che potrebbero interpretare il personaggio dell'antico, tra gli altri Morgan Freeman, Bill Nighy e Ken Watanabe. Il film uscirà il 4 novembre del 2016. Jeremy Irons parla del suo personaggio di Alfred, dicendo che sarà molto diverso dal precedente. Ha una storia molto interessante alle spalle. È un uomo competente, quel tipo di uomo con cui tutti vorrebbero essere sposati. Può fare davvero qualsiasi cosa, cambiare lampadine o far saltare in aria i ponti. Il film è fissato per il 25 marzo del 2016 e diretto da Zack Snyder. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha fatto sapere che il suo film preferito di quest'anno è stato Boyhood di Richard Linklater, il che non è strano, visto che in una scena del film i protagonisti, oltre a promuovere la campagna politica di Barack Obama, nascondono addirittura un cartellone pubblicitario di McCain. Ma battute a parte, la First Lady, Michelle, ha deciso invece che per lei il libro di Gone Girl, L'amore bugiardo, sia migliore del film. E chiudiamo con un lutto per il cinema italiano. Ci ha lasciata a 78 anni Virna Lisi, attrice bravissima e sempre pronta a dire la sua, a gridare fuori dal coro, come l'ultima volta quando attaccò ferocemente La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Tra le sue varie interpretazioni, le più importanti, come Uccidere vostra moglie di Richard Quinn, Romolo e Remo di Sergio Corbucci e Signore e signori di Pietro Germi. TC News termina qui, noi vi diamo appuntamento a domani con il nuovo video del nostro Rauco, sempre a scanso dei disguidi degli ultimi minuti. TC News invece tornerà la prossima settimana.